di lavorare insieme è stato il primo atto di volontà. Abbiamo detto faremo cinema, come ho accennato prima, e che non ripeto perché vedo delle facce che conosco bene, che sanno tutta questa storia, per cui mi mette in imbarazzo tutto quella faccia lì. No, però tu non guardare, pensa agli spettatori che non conosci. Gianni Civì. Beh, passo alla seconda domanda. Vedi, il procedimento è lungo, perché decidi di fare il cinema, poi tendi di fare il cinema, non c'hai i soldi per farlo, vuoi fare dei documentari. Avevo l'idea di fare il primo documentario, che era terminato luglio 44, ma io, a parte questa trafila faticosissima, terribile, che abbiamo avuto prima di arrivare a fare il primo film, dico come è nato il primo film. Ecco, dunque, noi andammo a girare un documentario di un'ora per il governo, c'era il governo Milazzo in Sicilia, c'era un momento, diciamo, centro-sinistra, ante-sinistra. E andammo in giro per tutta la Sicilia per un mese, due mesi, e scoprimmo quella Sicilia che poi dopo apparirà nei nostri film, e scoprimmo la Sicilia che è stato un grandissimo, ed è tuttora un grandissimo amore, oltre anche al sud qua, perché io ho visto le fotografie dei film girati qui, nessuno ci ha messo la fotografia di Allo Zappà, in cui c'è il Castello del Monte, c'è Mastroianni che muore, che si strappa la camicia, è stata girata qui. Qui vicino. Lo segnaliamo alla Puglia. Mi è mancata molto quella fotografia. e arrivammo in un paesino che si chiama Sciara, in cui che è il paese di Salvatore Carnevale, che era un sindacalista che è stato ucciso dalla mafia, e la madre, ne parla anche Carlo Levi in un suo libro, la madre fu la prima donna che a quell'epoca, si parla lei nel 60, 58, lei accusò, fece nome e cognome dei mafiosi che lei sosteneva avevano ucciso il figlio. Infatti ci fu il processo, questi furono anche condannati. E andammo allora e questa storia ci aveva suggestionato, perché quest'uomo era legato all'occupazione delle terre, aveva combattuto anche contro i propri compagni per sostenere una linea di lotta a cui aveva dedicato la sua vita, ma senza retorica, perché era anche un mitomane, era un mezzo matto, cioè lungi da noi di fare l'eroe positivo, però ci interessava questa storia. E questa madre, siamo andati allora a Sciara, in questo paese, a trovare questa donna, e sempre come l'istinto, la fantasia che va sempre nel retorico, pensavamo di trovare una Catina Pazzino, questa grande attrice greca, no? Che aveva fatto questa battaglia al tribunale. Invece era una donnina piccola, Nizza, che ci venne incontro, però molto viva, molto intelligente, e ci raccontò le storie che poi hanno ispirato gran parte del film, e di quel figlio. Poi disse, andiamo sulla tomba di Salvatore? Sì, andiamo. Ora, noi avevamo una Ariflex a quell'epoca. La Reflex faceva un grande rumore quando faceva crac. Avevamo pochissima pellicola, eravamo proprio alla fine del documentario, e quindi diceva 3-4 spezzoni, diciamo, all'operatore. Andammo sulla tomba di Salvatore Carnevale, e la madre si inginocchiò e noi facevamo cenno all'operatore, che girò un pezzetto, poi smise, la pellicola era povera, non poteva permettersi di andare oltre. La madre, che era inginocchiata, quando si dirò che la macchina si era fermata, la crana non c'era più, si è fermata anche lei, si è buttata e diceva che non va, e diceva vabbè, prendere tutti gli spezzoni, caricarono tutto quello che avevamo, ripartì il cra, e questa donna, come nelle troiane dell'Ilide, si scatenò come e Cuba, e si buttò sulla tomba, cominciò a urlare. Quando finì l'ultima spezzone di pellicola, pac, tornò normalissima, dice allora andiamo a casa e prendiamo un caffè. I macchinisti, i nostri assistenti, ritacchiavano, e dentro di noi un po' di sorriso c'era. Poi dicemmo, ma vi rendete conto che abbiamo assistito a una donna analfabeta,
nel cuore della Sicilia che ha capito cos'è il cinema, cioè la forza, la potenza del cinema, e ha capito che con queste immagini la sua storia, quello di suo figlio, andava in tutto il mondo, poteva andare in tutto il mondo, e lei ha recitato quello che il mondo si aspettava da lei. Quindi fummo emozionatissimi, tornando a Roma in macchina cominciamo a dire: ma facciamoci un film?